Ciao a tutti e benvenuti nella 10ª puntata della maratona estiva, giornata non puntata ma è uguale. Siamo sempre qui su... non mi ricordo il nome. Risolvi l'enigma per ottenere una chiave. Cominciamo perché sono un po' fuori oggi. Però vabbè. Risolvi l'enigma per ottenere una chiave. Allora, quale enigma? Oh, redstone. Allora, questo cosa fa? Ok, ho capito. Yes! Like a boss. Risolvi l'enigma lì? Boh, non ho capito che cavolo di enigma vuole. Ah, quello lì. Ma vai via, va. Altra redstone. Allora, quello attiva quello che spinge quello, quindi alimenta... nulla. Ah, corri. No, allora. Questo ci serve perché attiva quel pistone. Questo attiva un altro pistone. Quindi qual è quello che fa cominciare il circuito? Arriva fino a lì. Sì, quindi dobbiamo spegnere quel comparatore. Ah, questo spegne il comparatore. No, c'è qualcosa che non va. Allora, questo attiva una serie di pistoni, ma non so... Ah, attiva tutti i pistoni questo. E questo cosa fa allora? Questo disattiva il comparatore. Quindi in teoria dovrei... Cioè... non so cosa pensare. Allora... sicuramente questo è il nostro segnale di partenza, solo che viene bloccato perché lì c'è un comparatore. L'unico modo per riuscire a disattivare il comparatore è andare sopra questo, che lo disattiva. Il problema è che poi dovrei schiacciare anche quell'altro. Vabbè, su questo ci ritorniamo dopo. Quante chiavi mi servono? 5? 5. Cominciamo col metterne una, va. Che numero è? Non c'è scritto. Uff, che caldo. Vai, 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 vai. Qui c'è qualcosa. Clicca qui per accedere al gioco di Phenom. Se vinci otterrai una chiave. Certo, volentieri. Istruzioni, soluzione. No, leggiamo le istruzioni e basta. Spiegazione. Allora, lo scopo del gioco è far accendere tutte le luci. Per farlo bisogna premere i pulsanti. Quando premerai un pulsante, alcune luci si accenderanno, ma altre si spegneranno. Devi premere i pulsanti giusti e far accendere tutte le luci. Se ne hai bisogno, premi il pulsante reset sulla sinistra. E ricorda, non premere troppo velocemente i pulsanti. Non dovrebbe causare problemi, ma non si sa mai. Va bene, cominciamo. Allora, questo accende... ah, ok. Fatto. Che cavolata. Dai, come torno indietro? Ok, mi trasporto a lui. Dove sono? Ah, lì è da dove sono arrivato, quindi lì ci sono le cose, lì c'è il gioco di Phenom, che era abbastanza una cavolata, rispetto a quello lì della redstone. Leve. Risolvi l'enigma. Allora, cosa fai tu? Spinge un pistone.
Tu cosa fai? Lui spegne direttamente la redstone, quindi spegnendo queste due dovrebbe attivarsi questo. Però che cavolo me ne dovrei fare di quello? Non è collegato a niente. Ah, l'ho risolto. Non so come, non so dove né perché. Oh sì, dai, premi, ti prego, dai, premimi. Sei un figlio di puttana. Ah, e mi fa pure spawnare qua in alto. Ma vai via, va. Ma non ho capito. Intanto andiamo giù a mettere le leve. Da notare che mi sono fermato, tipo, sono in aria, eh. Mi sono fermato a 1 mm dal terreno. Ok. Survival. Perché mi viene da dire survival? John probabilmente mi ammazzerebbe. Allora, torniamo a questo. Allora, partiamo dal fondo. Il nostro obiettivo è accendere quello. Per accendere quello ci serve che questo sia acceso. Questo è acceso se questi due sono spenti. Per spegnere questo qui dobbiamo premere questo, credo. No, questo ne... Sì, beh, questo ne disattiva due, però ci dà il tempo di fare qualcos'altro. Allora, questo ne spegne uno. Ok, ci dobbiamo spegnere semplicemente quell'altro. Allora, se io premo questo, poi premo questo, poi premo questo e questo. No. E non capisco perché. Allora, sono certo che questo qui dia il tempo di fare qualcosa. Quindi se io premo... Proviamo tipo a fare una roba del genere. Dai! Allora, quello arriva qui. Lì ne manca un pezzo. Questo pezzo si aggiunge premendo... Non questo, premendo il primo. Sì, allora il primo aggiunge. Poi qui c'è il comparatore che si spegne premendo il primo, che è lo stesso che muove il blocco, no? Quindi il primo muove il blocco e il comparatore. Il secondo mi dà il tempo di premere questo. Il terzo attiva il comparatore. E me ne spegne uno già direttamente. E il quarto è quello che mi dà il segnale. Il problema è in quale ordine? Se premo il primo e poi passo al terzo, poi torno al secondo e vado al quarto. No, non funziona perché questi qui... Allora, di sicuro devo premere primo e poi subito dopo secondo. Solo che il segnale dovrei già avercelo. Quindi... No, perché è troppo veloce, cioè non riuscirò mai a farlo in tempo. Cioè in teoria dovrei essere abbastanza veloce da spegnerlo, ma non è possibile. No, non riesco a farlo, perciò cheato. Che poi non è proprio un vero... Cioè sì, sto cheatando, però non è fisicamente possibile. O almeno, se ho capito il funzionamento, io non ci riesco. Allora, siamo a 4. Ne manca una, ma non so. Non la vedo in giro. Ragazzi, che caldo. Sto La 5. Allora, lì non c'è niente. Lì c'è quello che ho completato. Ah, ma ci sono le strisce per terra. Fatto, fatto, fatto. 4.
Ah, non ho fatto questo qui a sinistra. Credo. No, non l'ho fatto. Ah, ok, vabbè, questo è abbastanza facile. Aspettiamo che si resetta tutto. Cioè, ci vuole tempismo in questo. Dannazione, non ce l'ho avuto. Fatto! Yes! Andiamo avanti veloce. Wihi, è troppo grande sto posto per andare a piedi. Survival. Ottimo, tranne quello là della redstone, per il resto molto belli. Quello là, vabbè, forse sono io incapace. Stai parlando con Giro, il protettore di quest'area. Vuoi sfidarmi? Accetto la sfida, ma sarà una lotta di ingegno. Se riuscirai a superare il mio enigma, ti concederò la vittoria. Preparati, ti ho lasciato un libro con le regole. Grazie, aspetta che metto via questi, tanto non mi servono. Istruzioni e soluzione. Soluzione lo lascio lì. Lo scopo del gioco è sconfiggere il computer accendendo le 10 lampade, ma attenzione, puoi accendere solo una, due o tre lampade per volta. Una volta che avrai scelto quante lampade accendere, sarà il turno del computer e dovrai premere il suo pulsante. La vittoria va a chi riesce a completare la serie. Per esempio, se ci fossero 7 lampade accese e fosse il tuo turno, allora dovresti accenderne 3 per arrivare a 10 e quindi vincere. Se invece sarà il computer ad arrivare a 10, dovrai riniziare tutto da capo. Il gioco è stato creato da Giro. Complimenti a Giro. Allora, vediamo. Allora, devo accendere 10 lampade. Cominciamo con uno da 3. Massa della CPU. Ah, ok, anche la CPU muove. Se io mettessi 3, lui metterebbe 1 e vincerebbe. Se io mettessi 2, lui metterebbe 2, vincerebbe. Se io mettessi 1, lui metterebbe 3, vincerebbe. Quindi resettiamo. Ho già perso. Partiamo con l'1. Ho più tempo per pensare. Mossa della CPU. Anche la CPU mette 1. Mettessi 1. Ah, giusto, devo premere. Vai, CPU. Ha vinto. È inutile farla finire, tanto ho visto che aveva vinto. Proviamo con 1. Poi facciamo muovere la CPU. Lui mette 1, io metto 2. E poi tocca a lui. E vince sempre lui. È una roba assurda. Non è possibile. Io metto 1 e poi metto 3. Vediamo cosa succede. Comunque è spettacolare sta cosa. Come l'ha fatta? Non lo so. 4 ne rimangono. Come al solito ho perso. Non sono mai partito con 2. È vero. E ho perso. Non posso far cominciare lui. 3. Ok, se metto 3 ho vinto. Prego. Qualunque cosa faccia ho vinto io. Ha già fatto la sua mossa. Non è giusto! L'aveva già mossa. Ma che cazzo? Ho vinto? Sì, ho vinto, ma si è sputtanato. Vabbè. Addio. Oh, ho vinto. Yeah, ho vinto. Ok, ne mancano due. Quello è parkour e quello è parkour. Andiamo in uno dei due, tanto. Questo è pazzerello, quindi mi piace. Puzzle 5, battaglia 60, qui si combatte un sacco, sono Amfrum, protettore di questa zona, so cosa vuoi da me.
Hai già fatto fuori almeno 4 di noi, ma io non sono uno sprovveduto. Ho già spruzzato il gas allucinogeno in questa stanza. Dovrei combattere contro delle allucinazioni prima di raggiungere. Ah, prego, premi il bottone per iniziare. Premi questo bottone per raggiungere il protettore. Non sarà facile, dovrei. E se io premo questo, cosa succede? Ammirate il panorama. Sala relax. Boh. Premiamo il bottone con l'allucinogeno. No, ho sbagliato, dovevo premere l'altro. Premuto di nuovo con l'allucinogeno. Non male. Fire protection. Ottimo. Dimmi che ha Infinity. Yes. La spada. E la cake. Yeah. Perdi qua. Intendi perdi qua, vero? Non mi fiderei molto, visto che sono allucinato. What the fuck? Cioè, come dovrei farlo? È tutto infiammato. Cioè, sono già abbastanza scarso quando non va a fuoco. No, ma sì, pure il gas, dai. Mettici qualcos'altro. Sì, però sono tipo immortale, quindi vado a piedi. Immersione. Ottima armatura. Ma la smettono di andare a fuoco sti cubi. Non capisco se è fatto apposta o se è un errore che ha fatto tutto di lana e ci ha messo la lava. Presumo sia fatto apposta. Merda, sto cominciando a morire. No, non morire. Pumpkin pie, ti prego. Farmi sopravvivere. Dove cavolo devo andare? Sì, ci manca proprio un blaze. Questo arriva fino a... Oddio. Oddio, oddio, oddio. Non mi interessa se sto cittando. Rompiti, rompiti, sto morendo. Sono morto. Allora. Allora. Ci deve essere un modo un po' più intelligente per fare sta cosa. Ma no! Come mai adesso perdo così tanta vita mentre prima non ne perdevo un tubo? Ok, no, è troppo ragazzi per me. Ah, perché... Minchia, si sta rompendo tutta l'armatura. È troppo per me. Non riuscirei mai a fare una cosa del genere. Oh, che figo. Clicca. Come? Sei ancora vivo? Questo non era previsto. E ora cosa mi invento? Ci sono, ti spedirò alla foresta capovolta. Divertiti. Ah, vabbè. Finché non c'è la lava, io sono a posto. Poi se comincia ad esserci la lava, cominciano a girarmi. Doveva darci anche la nausea, cioè l'effetto nausea. No, è impossibile. Troppi. Cioè, intendo, è impossibile eliminarli tutti. No! Boom, morto.
Morto. Quindi alla fin fine era il casco quello che proteggeva tutto. Perché questi qui sono solo Fire Protection 2. Ok, proteggono dal fuoco, ma non ti rendono semi immortale al fuoco. Come il casco. Non sparate, non sparate. Pausa. Pronti? Vai! Merda! Ma porca di quella! Questa spada cos'ha? Sharpness 7. Perché si chiama fuoco eterno se ha solo Sharpness 7? Ok, d'accordo. Concludo qui questa 10ª giornata da maratona estiva. Ci vediamo domani con l'11ª. Bye bye!